TG7 Basilicata, sta a Melfi oggi 10 maggio per la giornata dello sport, uguale per tutti. Buongiorno Presidente, siamo qui in questa giornata importante per la disabilità. Ci vuole spiegare l'importanza di questa giornata? Ricordiamo che lei è il Presidente provinciale Libertas Potenza, Nicola Giantempo. Quindi Nicola, cosa diciamo? Allora, la ringrazio innanzitutto per questa opportunità che mi sta dando, che sarà divulgato sul territorio del Vulture Melfese. Innanzitutto vorrei fare gli auguri per la festività della mamma oggi, perché ricorre appunto la festività della mamma. Contemporaneamente volevo dire anche che questo è l'anno che la Libertas compie il 70° anniversario della propria nascita, quindi per questa occasione la Libertas ha coniato una medaglia che è stata coniata da una grande artista italiana, Laura Cretara, che ha creato anche la moneta da un euro. Il nuoto disabile, uno sport per tutti uguali in acqua, è nato dalla collaborazione con il centro disabile diurno di Rio Nero, la Vulture Nuoto di Rio Nero e la Pegaso di Rio Nero, per cui inizialmente doveva essere una manifestazione un po' allargata a tutto il nucleo disabile del Vulture Melfese, però ci accontentiamo di quello che è stato. Beh, sicuramente ci saranno altre occasioni. Ricordava lei prima la 70 anni dell'associazione, quindi ricorre anche i 70 anni della libertà dall'Italia, dalla guerra, e quindi è un evento doppiamente importante, perché ricordiamo anche quest'altra giornata. Ha fatto bene anche a citare la festività della mamma, perché qui ci sono anche tante mamme che accompagnano sempre i loro figli. A proposito di questo, qual è il rapporto che si crea appunto con le famiglie dei disabili, i vostri legami, e si crea un rapporto molto spesso di amicizia, nascono anche queste, per stare sempre vicino alle famiglie, si crea questo legame?
Certo, il discorso di legame fra il ragazzo disabile, perché parliamo di disabilità, i ragazzi sono tutti quanti uguali per noi, solo che hanno delle piccole disabilità, quindi per noi è un ragazzo normale. Le famiglie devono collaborare e contribuire con noi, perché lo sport può essere un valore aggiunto per i disabili, per la loro esistenza sia nell'ambito istituzionale, diciamo, con il rapporto con il cittadino, che il rapporto con il proprio simile nell'attività natatoria e non solo natatoria. Perfetto, mi viene un'altra curiosità, i ragazzi disabili vivono la giornata appunto dello sport, gli incontri che si fanno normalmente appunto in questi luoghi, nelle piscine, come un momento vero, oppure loro sentono che hanno un qualcosa che non va e quindi il nuoto rimane uno spazio da integrare, ecco, con la loro problematica, riempie la loro giornata, sono realmente soddisfatti? Certo, lei avrà avuto modo di vedere anche in acqua la loro partecipazione. D'altronde con noi oggi c'è anche un campione italiano di disabilità, Emilio Frisenda. Lui è stato un testimone di questa sua disabilità verso queste persone e verso i genitori che oggi hanno accompagnato qui i propri figli anche. Perfetto, l'ultima domanda è questa. Innanzitutto io le auguro lunga vita a questa associazione, che si possa fare sempre di più e migliorare e stare vicino a loro. E soprattutto io credo, ecco, che come lei accennava anche prima, che deve essere una vera integrazione, non soltanto disabili in acqua, ma devono essere, cioè tutti possono stare in acqua con i ragazzi. E in più la forza, ecco, lo spirito che deve sempre vivere in ognuno di voi per stare vicino alle famiglie e ai ragazzi, ecco, questo è il nostro augurio di questa giornata. Certo, noi cercheremo di integrare questa nostra partecipazione con le istituzioni che oggi sono assenti qui in questa manifestazione. A noi bastano le istituzioni sportive. D'altronde con noi oggi c'è il presidente del CONI regionale Leopoldo Desiderio, il presidente della FISDIR, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, cioè sono tutte persone che si occupano di sport, si occupano di disabilità, si occupano di integrazione. Quindi sarebbe stato il caso appunto che le istituzioni, almeno del Vulture e Melfese, qualcuno che almeno qualche assessore allo sport, se stava qui si poteva avere uno scambio, quindi arricchiva maggiormente questa giornata, perché credo che poi anche le famiglie hanno bisogno di grande sostegno proprio dal punto di vista dell'impegno, sempre per accompagnare i figli, per fare tutto questo. Quindi secondo me il sociale, il terzo settore, perché in questo caso rientriamo nel terzo settore, deve essere presente. Questa è l'ultimissima domanda. Credo di sì. Dovrebbero anche essere più partecipi verso una società che non è disuguale agli altri, è uguale agli altri, uguali in acqua. Perfetto, con queste belle parole noi concludiamo l'intervista al Presidente. Grazie. Allora, buongiorno Presidente, lei è Presidente dell'Associazione Pegaso, siamo qui, Cooperativa Pegaso della piscina appunto qui di Melfi, e oggi siamo in questa bella giornata di sport. Vogliamo dire qualcosa in più riguardo appunto all'iniziativa? Buongiorno innanzitutto. La nostra cooperativa, per la verità, già in tempi non sospetti, 20 anni fa, quando si è costituita con finalità, ed aveva in suo seno due componenti societarie. L'anima più dedita all'attività socioassistenziale e quella invece con un'attitudine più sportiva. Per cui queste due anime alla fine hanno fatto sì che la nostra cooperativa, la nostra compagine, crescesse e si sviluppasse con questa duplice sensibilità, quella appunto dei servizi sociali, quindi il centro di uno disabili che noi gestiamo già da qualche anno, e quella dell'attività sportiva attraverso la gestione di impianti sportivi. Quindi oggi celebriamo in realtà quella che
che è, come dire, un vostro sogno? Un nostro sogno, la nostra mission, cioè il motivo per il quale la cooperativa stessa esiste e si prefigge di andare avanti su questo percorso. Quindi. Perfetto, questo è un appuntamento che ormai deve diventare annuale, cioè ogni anno voi vi siete dati un obiettivo, dovete fare questo tipo di gare, di integrazione, perché io poi la leggo come anche un'integrazione, non è per me soltanto un legato appunto al disabile, ma deve essere legato appunto all'integrazione tra il disabile e le persone cosiddette normali. Certo. Ovviamente come dire, l'aspetto sportivo, il momento sportivo si concilia molto bene con la socialità, cioè con la necessità e il dovere che ciascuno di noi ha di favorire processi di integrazione sociale da parte delle persone svantaggiate, di coloro i quali hanno abilità diverse, per cui rientra, come dicevo prima, proprio nei nostri obiettivi, e il percorso tracciato è quello che già dall'inizio della nostra Costituzione è stato individuato e che proseguirà in maniera sempre più intensa e, se vogliamo, in maniera sempre più attenta ai bisogni della comunità su questo binario. L'ultima domanda, al vostro interno appunto ci sono degli istruttori, diciamo, predisposti proprio a seguire i ragazzi per farli diventare dei campioni del futuro? Per la verità il livello di qualificazione degli istruttori non è, secondo me, faccio anche un po' di autocritica, ancora adeguato a quelle che sono le necessità. Però adesso anche con la sinergia, con la collaborazione della Federazione Paralimpica, quella regionale, stiamo cercando già dai prossimi mesi di mettere in campo delle iniziative che, sono appunto, che vanno appunto nella direzione della professionalizzazione dei nostri istruttori e anche con la professionalizzazione degli operatori del Centro Diurno Disabili che noi gestiamo come cooperativa sociale. Va benissimo, io la ringrazio molto e le auguro un futuro glorioso per tutti, grazie. Buongiorno Michele Giorgio, so che lei è una persona super impegnata, lei è il presidente del Comitato Italiano Nuoto Paralimpico. Impegnato, possiamo dire, 365 giorni l'anno? 400. 400. Scherzo. Il suo impegno, no, le faccio anche la domanda, il suo impegno di questa disciplina, perché per me rientra anche in una disciplina sportiva a tutti gli effetti, è un impegno legato al suo amore per lo sport, all'amore per questa tematica così di sensibilità, al rapporto con le famiglie, qual è che è appunto la sua forza, dov'è? La forza è, diciamo, in tutto quello che hai detto, nel senso che io non sono sport nuoto, sono sport disabilità intellettiva relazionale, che significa nuoto, calcio, tiro con l'arco, significa tutte le discipline che possono essere svolte e che hanno anche questo crisma dell'olimpico. Quindi tutto ciò che si fa alle Olimpiadi noi lo traduciamo in sport per disabili. La disabilità mentale poi è una parte del mondo della disabilità, perché noi sappiamo che poi ci sono, c'è la disabilità visiva, c'è la disabilità fisica come il nostro atleta che abbiamo visto Emilio, c'è la disabilità uditiva,
Nel corso del mese paralimpico, non so se avete visto il calendario di tutte le attività che svolgiamo, ieri siamo stati a Potenza per il ping pong dei ciechi, che si chiama Showdown. Queste urla sono di gioia, bellissimo sottofondo a quello che stiamo dicendo. C'è qualcuno che sta vincendo? Sì, lo può anche inquadrare per commentare insieme questa gara che è completata? Sì. Allora, quindi disabilità intellettiva relazionale fanno capo alla mia federazione, alla federazione che rappresento in Basilicata. Io sono il delegato di Basilicata della FISDIR. Perché mi interesso? Ero un ragazzo quando ho cominciato, parliamo del 1980, quando la disabilità aveva altri nomi, menomazione, storpio, era meglio se era nato morto, cioè noi avevamo delle classificazioni volgari della disabilità che facevano apparire questa parte di umanità una parte avulsa, una parte da tenere segreta, una parte che era invisibile. Per chi ha la mia età ricorderà che nelle scuole il disabile non esisteva, quindi era invisibile. Adesso sta acquisendo visibilità non l'atleta, cioè il ragazzo che si impegna per vincere, per essere come gli altri un vincitore e per abbattere attraverso lo sport la disabilità. Questo poi è lo scopo principale che abbiamo. Ecco, è stato chiarissimo e quindi ha fatto già un'ampia, diciamo, panoramica di tutto quello che è l'associazione, la federazione. Adesso le faccio l'ultima domanda. I ragazzi credo che sono sempre presenti in maniera positiva all'iniziativa, partecipano sempre con entusiasmo, non vivono mai che so la giornata di apatia oppure non vogliono partecipare, hanno quella forza in più? Secondo lei questo è una... È un messaggio, il messaggio positivo dello sport è proprio quello. Mentre per le attività, la scuola diciamo che è ancora un tempio cognitivo, cioè a scuola va bene chi è intelligente, chi è bravo, lo sport fa una classificazione diversa dell'umanità. Dice siamo tutti capaci di dare la nostra esistenza per qualcosa che ci vede finalmente vincere. Quando mai hanno vinto? Quando mai? Nello sport cominciano a vincere, cominciano a prendere la medaglia, cominciano a sentire la loro esperienza come un'esperienza positiva. Quindi possiamo dire che lo sport è come la musica, a mio avviso, che unisce qualsiasi cosa, quindi non ci sono barriere di nessun genere. Chiudiamo con questo augurio. Chiudiamo con questo augurio, grazie. Grazie a lei. Buongiorno, ciao signora Rosanna Fabrizio, vero? Lei è presidente del CIP, mi dice lei che cos'è? Poi facciamo qualche domanda su questa giornata? Certo, grazie. Senz'altro. Io sono il presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico. Praticamente noi siamo il CONI per i disabili e di questi giorni, il nostro è diventato un ente pubblico e quindi si occupa della disabilità, di tutti i tipi di disabilità. Abbiamo delle convenzioni nazionali con l'INAIL per quanto riguarda gli assistiti da infortunati da lavoro e abbiamo anche convenzioni con le unità spinali per chi non ha avuto un incidente da lavoro ma ha avuto un incidente qualsiasi. In Basilicata siamo presenti da oltre 20 anni, anche se forse non siamo conosciuti, sono stata ad una riunione dei Lion Club e sono stata a spiegare che cos'è il Comitato Italiano Paralimpico. E anche loro mi hanno fatto tante di quelle domande. In Basilicata io sono l'organo istituzionale che deve promuovere lo sport per i disabili. Quest'anno, da diversi anni ci sono già le federazioni sportive, lo sport deve avvenire nelle federazioni sportive, mentre prima organizzavamo noi come Comitato Italiano Paralimpico, adesso invece sono le federazioni che si devono attivare a fare attività per i disabili e io devo devo sovraintendere affinché tutte le cose avvengano in modo regolare anche per loro. Quindi è proprio una vera, è entrato proprio a tutti gli effetti in una disciplina, diciamo tutto sportivo, si può partecipare
fare anche tutte le Olimpiadi che ci saranno nel nostro paese, qualsiasi evento che accade. Quindi solo sport e tutte le disabilità, quindi abbraccia anche, che so, la musica, altre iniziative, o è specifico dello sport? No, noi facciamo sport agonistico, il CIP prepara per lo sport agonistico. Noi stiamo da anni vedendo di far partecipare un atleta lucano alle Paralimpiadi. Penso perché il 2016 a Rio non ce la facciamo ancora, anche se abbiamo Emilio Frisenda che è un campione nazionale, ma non ha ancora i tempi per essere di interesse nazionale. Speriamo per le prossime, ci stiamo mettendo d'impegno e quindi ogni anno, l'anno scorso abbiamo fatto la settimana paralimpica, quest'anno abbiamo il mese paralimpico, cioè in tutte le parti della Basilicata abbiamo coinvolto le federazioni e stiamo organizzando degli eventi sportivi. Questo è uno di quelli che fa parte, siamo presenti in 21 città di Basilicata con varie discipline. E quindi tutto l'anno è previsto questa iniziativa? Tutti gli anni, sì, l'anno scorso una settimana, quest'anno abbiamo fatto il mese paralimpico. Speriamo di farlo tutto l'anno, non solo un mese paralimpico, ma tutto l'anno. Diciamo che, come lei faceva riferimento prima, che molte persone non sanno l'esistenza appunto di questo comitato, sì. E io aggiungerei pure che forse anche questa è una forma di disabilità, al contrario, la non conoscenza anche, si può leggere anche in questa maniera, chi non conosce a volte siamo distratti da tante cose e dimentichiamo le cose importanti che ci sono intorno a noi. E quindi io le faccio l'ultima domanda, innanzitutto ho l'augurio di riuscire nel vostro intento di portare appunto un campione alle Olimpiadi e fare sempre meglio. E poi io, come dicevo anche agli altri suoi colleghi, amici dei vari comitati, le famiglie che sono vicino hanno un ruolo importante, quindi per seguire sempre i ragazzi. Sì, le famiglie hanno un ruolo importante, ma molte volte dobbiamo sensibilizzare anche le famiglie, perché non credono nei loro ragazzi, e quindi questo fa sì che dobbiamo lavorare con loro più che con i ragazzi soprattutto. Va bene, grazie e buon lavoro. Grazie a lei. Volevo ringraziare chi mi ha invitato qui oggi a questa bella manifestazione con altri ragazzi con difficoltà mentali e motorie, e volevo dire a tutti quanti che il nuoto o qualsiasi tipo di sport che con disabili o meno abili, non notati, è sempre bello fare, è bello che stanno insieme alle persone, uno si esprime per quello che ha, per quello che sa fare. Io ho subito un infortunio, stavo lavorando, e ahimè ha voluto che rimanevo sulla sedia a rotelle, però grazie al moto non mi sono abbattuto, non mi sono lasciato andare. È un messaggio che volevo fare a tutti quanti che stanno in difficoltà, anche le famiglie che hanno figli o qualcuno in famiglia che ha queste difficoltà, di incitarlo, di fargli fare nuoto, che poi dalle nuote qualsiasi altro tipo di sport, come il basket in carrozzina, c'è il tennis, c'è il tiro a volo, ci sono tanti sport che possono fare diversamente altri. E questo è il messaggio che volevo mandare a tutti quanti voi. Grazie per la presenza. Allora, ciao Emilio, sei qui in questa giornata dedicata appunto allo sport? Mi fermo qui. Sì, a me poi quando sono queste cose di sport mi chiamano sempre per dare esempio ai ragazzi in difficoltà che stanno sulla sedia a rotelle, magari posso essere come un esempio per tutti. Sono qui anche per mandare un messaggio a tutti i ragazzi che stanno passando dei brutti momenti in casa, che uscendo, venendo a questa piscina di Melfi possono trovare tutto quello che vogliono, sport, socializzazione con gli altri e passare una giornata diversa, poi in acqua è bellissimo. Emilio, mi hanno detto che lei è il campione nazionale della disciplina
diciamo, legata appunto alla disabilità. Quindi ha iniziato subito a dedicarsi allo sport per avere appunto una forza in più, come dicevi anche prima. Quindi ti ha aiutato tanto lo sport? Sì, tantissimo. Io poi ho iniziato come fisioterapia in acqua per queste cose qui. Non avrei mai pensato di fare sport, di diventare campione italiano, che sono diventato nel 2012, ma dopo sei anni di sacrifici, dopo medaglie di bronzo e medaglie di argento, finalmente ho preso quella d'oro nei 50 farfalla, 200 stile e 100 stile a Napoli nel 2012. Un campione vero, è lucano pure, giusto? Sei di? Sì, vivo a Montescaglioso, sono di Bernardo ma vivo a Montescaglioso. Ho capito, quindi continuerai sempre su questo lo sport, oppure l'idea di arrivare anche alle Olimpiadi, vero? Sì, l'idea ce l'ho, diciamo che sono quasi 3 anni che sono fermo per un infortunio alla spalla, per un'infiammazione che ancora, ahimè, non passa. Però ce la sto mettendo tutta per prepararmi per andare a Rio de Janeiro nel 2016. Con me porterò anche Steffi, la mia ragazza, che amo tantissimo, e gli mando un grande in bocca al lupo e tanti saluti. Va bene, noi ti ringraziamo tanto, innanzitutto per le cose belle che hai detto, anche per lo spirito appunto che si deve avere positivo in questi casi, anche per gli altri ragazzi, e per la tua vita che sia sempre serena insieme alla tua compagna serena. Speriamo, io volevo auguro per tutti, grazie. Grazie a te. Ricorre il 70° anniversario della fondazione, quindi per l'occasione la Liberta ha strappugnato una medaglia. Dalla nostra artista Laura Montano, per cui lui te la consegno, e questi sono 16 slide. Take it up on myself, now I have only one aim, to make your heart beat faster, baby. It's a challenge for my dirty crafty mind. It's fun to watch how you lose your mind. I know it's good to so bad. This is maybe our last week to know. All I wanna feel is your land. I know it's good to so bad. This is maybe our last week to know. All I wanna feel is your land. It's not too fancy, but I have to know how to strip down your mind. I need to find a gap, start thinking like you. Before I touch your soul, break through the maze of subtlety. It's fun to watch how you lose your mind. No good as a fact, this is maybe our life you need to know. All I wanna be is your laugh. I'm no good as a fact, this is maybe our life. Thank you.
presentazione è stata, credo, interessante, bella, è finita, abbiamo premiato, ho visto i ragazzi contenti. Lei cosa ci può dire? Un augurio anche per il futuro. Grazie per questa intervista, perché quando si parla di sport si parla di attività ludica sportiva soprattutto, e questa è una di quelle manifestazioni che si annovera in questo gruppo di società sportive. Grazie.